Bentrovati a questa nuova puntata di Talk Sicilia. Parliamo ancora dell'argomento degli ultimi giorni, quello che sta tenendo veramente in ansia tantissime famiglie e tantissimi imprenditori, soprattutto quello delle piccole e medie imprese, quelle che reggono veramente l'economia della nostra regione e della nostra nazione. E parliamo appunto di caro bollette. Stanno arrivando le bollette dalle varie aziende e sono veramente con cifre spropositate, astronomiche. Non dicevamo anche l'altra volta che ne abbiamo parlato, non è un fulmine a ciel sereno, è qualcosa già che si poteva programmare perché già a febbraio, facendo quattro conti, si poteva capire quello che stava arrivando, ma non è stato fatto nulla praticamente perché sono arrivate le bastonate davvero a chi fa economia. E oggi ne parliamo anche qui con ospiti qualificati, con Doriana Ribaudo, ex consigliere comunale, adesso è ristoratrice e che è sempre in prima linea appunto in queste battaglie, e con Gianluca Manenti, presidente di Confcommercio Sicilia, che è collegato con noi. Eccoli. Ciao. Bentrovati, Grazie. bentrovati. Allora, partiamo dal caso, diciamo, reale, da quello che appunto sta succedendo. E abbiamo appunto invitato Doriana Ribaudo per questo. Allora, cosa è successo in questi giorni? Succede che già in realtà a giugno avevo ricevuto una bolletta relativa ai consumi di giugno un po' più altina del solito, tenendo presente che io ho sia il ristorante che il bar pasticceria. Era una bolletta di circa 14.000 euro e già mi ero un A tantino fronte di lo scorso anno? a fronte complessivamente di 4.000 euro. Diciamo che mi ero un tantino allarmata, tant'è che avevo contattato anche l'azienda che mi fornisce l'energia elettrica per capire se c'erano insomma delle promozioni, se potevo cambiare, dove potevo andare, cosa potevo fare. Avevo contattato anche il mio consulente. Poi chiaramente il lavoro mi ha assorbita totalmente e siamo arrivati alla fattura di agosto relativa ai consumi di luglio, per cui complessivamente, quindi entrambe le strutture, la bolletta è di 21.900 euro contro i 5.500 del luglio 2021. È chiaro che ci aspettiamo una fattura di settembre relativa ai consumi di agosto, considerando la quotazione del gas, superiore ad un altro 20-25% minimo. Ed è altrettanto evidente, che questo tipo di bollette, oltre che, arrivare dopo 2 anni di pandemia, quindi con aziende che già hanno subito parecchio, che devono risanare debiti pregressi, adesso che cominciavano, non dico a marginalizzare, ma sanare debiti pregressi, normalmente, soprattutto per chi come me, sebbene abbia uno zoccolo duro di clientela palermitana, ma si trova nel centro storico e vive, tanto di turismo, abbiamo sempre considerato i mesi estivi come anche riserva per affrontare i mesi Certo. invernali, anche per mantenere quei livelli occupazionali che ci consentono di avere sempre lo stesso personale, anche quando non ti serve, ma dare una qualità di un certo tipo. In realtà con queste bollette, quelle che dovevano essere Le non i riserve. nostri guadagni, No, no. ma le nostre riserve per l'inverno, vanno a farsi benedire, senza contare che pensiamo che da qui a dicembre la situazione, senza interventi decisivi, sostanziali, comunque possa soltanto peggiorare. Come ci si difende da una In bolletta? questo momento diciamo che noi siamo senza armi, cioè le uniche armi che potremmo avere sarebbero quelle di scendere in piazza e bloccare le arterie principali delle grandi città, perché anche questo credito di imposta che hanno pensato è un insulto alle nostre intelligenze, è un insulto alle nostre intelligenze intanto perché soltanto per calcolarlo hai bisogno di un consulente, è inutile che ti dicano puoi rivolgerti alle aziende che ti forniscono energia elettrica, perché è chiaro che ognuno di noi in un anno ne cambia almeno quattro e quindi diventa un po' complicato affidarsi alle aziende che ti forniscono energia elettrica, quindi devi affidarti a un consulente con dei calcoli farraginosi, un consulente che va oltretutto pagato.
E parliamo di una percentuale esigua, il 15% della differenza, io lo sto semplificando, ma non è semplice, rispetto ai consumi del 2019 per quanto riguarda la luce, per quanto riguarda il gas del 25%. Ma soprattutto questo credito d'imposta, appunto perché il calcolo è abbastanza farraginoso, appunto perché deve essere accettato dall'Agenzia delle Entrate, comunque non è immediato. Quindi intanto io devo anticipare e devo pagare le bollette, li ho o non li ho quei soldi? Poi posso chiedere il credito d'imposta, poi posso aspettare che mi venga dato. Nel frattempo un'azienda Un'azienda, muore. appunto, media piccola non ci sono, diciamo, non No, c'è la guardi, possibilità di. anche le aziende più grosse, la mia è un'azienda abbastanza solida, per cui se arriva un addebito di 22.000 euro in banca, li trovo i soldi, ma Per un mese, per un per un mese. mese, per 2 mesi. Al terzo mese non c'è azienda solida che possa tenere, anche perché di fatto, nonostante quello che si dice in giro, che si può dire in giro, le imprese della ristorazione non hanno aumentato i prezzi in maniera direttamente proporzionale all'inflazione, in maniera direttamente proporzionale all'aumento del costo della materia prima o dei costi energetici. Noi siamo sotto il dato dell'inflazione. Quindi questo vuol dire che già un'azienda che ha aumentato i prezzi comunque sta lavorando In sotto perdita. costo, quindi sta logorando il proprio capitale. Se logora il proprio capitale non avrà molte scelte nel prossimo Io futuro. vedo che Gianluca Manenti annuisce, ha detto No, ho sostanzialmente, diceva fatto delle un'analisi cose. perfetta della situazione Allora, reale. e come ci si difende? Gliela giro anche a lei questa domanda. Allora, sì, noi ci dobbiamo difendere con indipendentemente dalla protesta, nella risoluzione più immediata. Noi abbiamo inviato una lettera come Confcommercio Sicilia ai prefetti, che in questo momento la politica, diciamo, è in campagna elettorale per andare a discutere non so di quale tema. Quanto noi siamo, come ha detto poc'anzi la nostra amica, siamo Doriana soggiate a Ripamo. mille cose. Riteniamo che dobbiamo essere tutti gli stakeholders, anche i prefetti in questo momento che rappresentano il governo nei vari territori, e andare a trovare una vera e propria risoluzione. E la risoluzione è semplice, quella di tagliare i costi dell'energia. E questo lo dobbiamo fare, anche perché c'è una speculazione in atto su questa caro energia. Ci sono. Come c'è stata per il petrolio, no? Dico, mi sembra che siamo sullo stesso livello, dico, prezzi altissimi nel giro di Sì, qualche settimana, poi. la domanda e l'offerta del libero mercato lo sta permettendo, e quindi ci sono chi sta gestendo l'energia, quindi ci sta speculando, e ci sono delle rendite del 10% annuo contro ora il 40%, quindi molti stanno investendo in energia. E quindi il libero mercato, che si sta autoregolando, fa in modo che poi il mercato interno, soprattutto quello dell'energia estera, fa in modo che si alzano i prezzi. E come siamo tutti, perché siamo tutti commercianti, tutti siamo imprenditori, siamo molto indignati e siamo soprattutto preoccupati. Allora, a questo punto, siccome siamo un gruppo di interesse interessato, abbiamo chiesto ai prefetti dei territori, ciascuno nei vari ambiti, ciascuno per le loro competenze, di prendere per mano questo problema e risolverlo insieme, visto che in questo momento c'è una campagna elettorale in atto, non so con quali temi, però noi dobbiamo affrontare la situazione che è drastica, che è immediata. Quindi una risoluzione Ma al qual è il problema la senso, dobbiamo Manenti, trovare. di mandare in frantumi un'economia? Perché dico questo se gli significa, no? Dico nel brevissimo tempo, qual è il progetto? Il progetto, io non penso che indipendentemente dalla dipendenza della Russia, quella che ci sta affamando, ritengo che queste cose, come ha detto poc'anzi, aprendo lei la trasmissione, questo già l'avevamo previsto circa un anno fa. Quindi
perché già sapevamo quali erano le difficoltà negli aiuti di Stato, che poi dopo 2 anni dovevano essere di nuovo dati, invece di creare una vera economia reale, un'economia virtuosa, un'economia che doveva aiutare le imprese. Invece oggi c'è una serie di speculazioni che ci stanno mettendo immediatamente sul lastrico, Sì, perché infatti. non c'è una prospettiva futura. Allora qua manca la classe dirigente, ma manca la classe che effettivamente politica dirigente, che è capace di poter risolvere oppure dare una parvenza di risoluzione al problema. Il problema è reale, il problema non deve essere trascurato. Ecco qua il corpo intermedio, l'organizzazione datoriale, che deve ora mostrare il carattere per avere una risoluzione al problema, perché tutti stiamo vivendo lo stesso problema. Noi Quindi questo già questo l'avevamo incontro con i detto. prefetti sarà una cosa immediata, dico, non sarà una cosa Sì, che... oggi ho avuto la telefonata del prefetto di Palermo, giorno 31 ci incontriamo alle 10, e dati alla mano, già ho telefonato all'ufficio studi di Confcommercio, che mi sta dando il monitoraggio annuo dell'energia per vedere effettivamente qual è il vero problema. Gli do Il un'informazione che già dato. subito, già un dato perfetto, che molto probabilmente la Sicilia ha un caro bolletta superiore a quello di Roma e quello di Milano. Quindi stiamo cercando di capire il motivo perché c'è una così forte speculazione energetica sul territorio siciliano. Questo è un dato che a breve lo stiamo studiando con molta attenzione, metterlo sul tavolo della prefettura e del governo e manifestare questo al governo centrale. Dico, immagino che tanti associati si sono rivolti a lei, no? Cosa ha risposto? Gli associati immediatamente, perché sono poi tutti amici, siamo tutti imprenditori, perché facciamo parte di quella che è la catena produttiva. Noi viviamo soprattutto in Sicilia di servizi e anche di stagionalità. Il mondo del turismo, della ristorazione, siamo quasi, essendo in un'isola, ci conosciamo quasi tutti perché facciamo mercato di riferimento e ci stiamo veramente preoccupando. Ci sono persone che hanno avuto 100.000 euro di bolletta, 120.000 euro, un albergo 500.000 euro di bolletta. Quindi, oltre all'esagerazione del caro energia, c'è qualcosa che non sta andando nel verso giusto e noi dobbiamo essere lì ad attenzionare che non ci speculano, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della dignità. Lei che rappresenta così tanti commercianti, ha avuto un incontro, una telefonata con qualche politico, con qualcuno che al momento potrebbe dare una mano in questa vertenza? Allora, dal punto di vista politico, dovevano essere i politici a telefonare a un'organizzazione sindacale per dire che cosa sta Siccome sono succedendo. distratti per la campagna elettorale, quindi Sì, per questo volevo allora dirle, sono tutti nei forse... in questo momento sono tutti nei tribunali a presentare le liste Esatto. e noi non dobbiamo andare nei tribunali poi il giorno dopo, non funziona in questo modo. Siamo veramente, non so se sono abbastanza indignato e molto preoccupato su questo, perché molto, molto probabilmente neanche ad ottobre possiamo ormai resistere. Allora a questo punto, come gruppo di interesse interessato, dobbiamo prendere in mano la situazione e la dobbiamo gestire noi, Quindi onde evitare. sostituendovi alla politica. Ma sostituendo noi, questo sta succedendo. Se lei ci fa caso, che cosa sta succedendo? Dov'è la politica in questo momento? Qualcuno politico vi risulta anche dal punto di vista mediatico che se ne sta occupando della risoluzione del caso? Il caso è scoppiato circa un anno fa, noi l'abbiamo monitorato, l'abbiamo detto più volte su diverse formule, è da un mese che è scoppiata, perché la bolletta di luglio è venuta circa 20 giorni fa. Sì. Qualcuno si è manifestato nei media o nei giornali per dire questa cosa? Quindi io penso soltanto noi che ci stiamo preoccupando. Molto probabilmente qualche politico gestisce anche qualche attività e mi preoccupa questo se non ha manifestato questo tipo di esigenza. Pensate Quindi, a di qualche conseguenza, manifestazione, pensate a qualche forma di allora, la protesta. manifestazione, molti stanno dicendo la manifestazione, però noi dobbiamo lavorare in intelligenza, dobbiamo risolvere il caso prima di andare sulle piazze.
e quindi ritengo che un corpo intermedio deve avere questa capacità, quella di subito risollevare la situazione. Aspettiamo anche il nuovo governo che deve fare un recovery fund per l'energia europea, ma soprattutto tagliare drasticamente il costo dell'energia. Questa è la risoluzione immediata che dobbiamo ottenere, perché ormai ci sono molte attività che hanno bisogno di energia, la stanno gestendo in modo veramente precaria per contenere i costi dell'energia. Qua noi abbiamo circa 52 categorie, come da Federalberghi, FIPE e altre di trasporto e quant'altro. Quindi c'è un denominatore comune, quello di tagliare drasticamente i costi dell'energia. E questa è la politica, il governo ce lo deve permettere, se no non c'è più futuro per l'impresa, per le piccole e medie imprese in Sicilia, così come in Italia. Ha qualcosa da sottolineare al presidente? L'ho Io visto che c'è spero questo tavolo con i prefetti. che non si debba aspettare necessariamente il nuovo governo, che il governo Draghi e le forze politiche prendano coscienza della situazione, sospendano per un giorno la campagna elettorale, vadano in Parlamento, votino uno scostamento di bilancio, rendano più semplice e funzionale almeno il credito d'imposta che già esiste, così da poterne usufruire già nel mese successivo e soprattutto con una forbice molto più ampia di almeno il 50%, così da poterlo scaricare quantomeno dai contributi che versiamo allo Stato mensilmente e che non sono pochi. Però questo sempre diciamo per la prima bolletta, per la Per le seconda. seconde e per le terze, fino a quando il nuovo governo non riuscirà in qualche maniera a incidere in maniera strutturale rispetto a questo problema, sia a brevissimo termine, quindi stabilendo un costo fisso di energia elettrica che deve essere quello uguale per tutti, anche perché le devo dire che sebbene nel decreto sia previsto che nei contratti in essere il costo di energia non deve variare, in realtà tantissimi fornitori di energia elettrica preferiscono pagare la multa piuttosto che mantenere quel costo fisso perché diversamente pensano di fallire, ma in alternativa rischiamo di fallire noi. E poi a medio e lungo termine occorre un attimino una politica energetica, non parlo di sovranità energetica perché viviamo in un mondo interconnesso, ma comunque un minimo di politica energetica che in questi anni non abbiamo avuto. Manenti, la liberalizzazione non è stata una bella trovata. No, la O liberalizzazione ha la fatto finta entrare. liberalizzazione che c'è adesso, perché ancora non c'è completamente, diciamo. La liberalizzazione è la situazione reale che sta succedendo. Quindi questa è la formula giusta, che meglio di così, di formula Ma e di siccome si dice realtà che sempre ci che la sono. liberalizzazione aiuta i consumatori, non mi pare, dico, che sia Quando c'è questa la una strada rendita. giusta. Quando c'è una rendita dell'energia, perché del 10% annuo fino a che ora sta arrivando al 40% annuo, si capisce che Che cos'è la non liberalizzazione funziona, totale, esatto, che che non non funziona. funziona. Per quanto riguarda il credito d'imposta, come ha detto poc'anzi la collega ristoratrice, penso che sia soltanto lo specchietto rovello all'odore, perché l'energia la dobbiamo pagare a prescindere. E non so se tutti hanno contante per andare a pagare l'energia elettrica. Quindi il credito d'imposta sì, può essere utile, però non in questa logica di speculazione energetica, No, perché parliamo di non speculazione. come soluzione a media e lunga scadenza, ma considerando che comunque mensilmente tutti quanti noi paghiamo gli F24, diversamente non abbiamo neanche Certo, un DURC in regola. Se io pago la fattura di luglio il 10 di agosto, mi arriva l'8 di agosto per intenderci, devo potermi scaricare il costo dell'energia elettrica nella misura del 50, del 30, del 40, del 50 nell'F24 il 15 di agosto. I tempi del pagamento dell'uno e l'altra sono dei tempi corti. Perché è chiaro che poi dobbiamo fare conti anche con chi non riesce a pagare gli F24 mensili, però poi entriamo in un ambito di no, aziende ma anche se il insane. costo dell'energia è eccessivo di 120.000 euro, oppure che già è triplicato, quadruplicato, non so se c'è una compensazione del credito d'imposta. Cioè, deve essere proporzionale all'attività. Cioè, e qua Manenti, non. le volevo dire una cosa. Allora, visto che poco fa si parlava di piano energetico, no? E visto che adesso
l'intenzione è quella di sostituirsi un po' alla politica e cercare di marcarla stretto. C'è un piano energetico, come diceva l'altro giorno il rappresentante di Federconsumatori, che è datato governo Lombardo, meraviglioso piano energetico che non è mai partito. Dico, visto che siete così interessati, diciamo, direttamente, no? Nella risoluzione di trovare nuove alternative anche all'energia, cercate, dico, di punzecchiare anche il governo, i prossimi governi, a mantenere gli impegni, no? Non le parlano, questo è No, no, un no, ma noi sistema. già questa cosa lo stiamo attuando anche perché all'interno di Confcommercio abbiamo una partecipata che si chiama Green Med, stiamo parlando con i fornitori, stiamo cercando, noi questa cosa già l'avevamo pensata e l'abbiamo prevista, però la situazione sta scappando dalle mani e quindi in Dico, questo c'era tutto il tavolo ci tempo devono essere. prima di mettere mano a queste cose, non si è fatto. Questa è la situazione. Come sempre, cioè, adesso si deve agire in emergenza e diciamo non si sa prima cosa si deve fare, no? Stiamo fronteggiando mille cose dalla pandemia ad ora, quindi siamo sempre sul fronte. È sotto gli occhi di tutti che come organizzazione siamo pronti a difenderci e stiamo lottando per ottenere, per sopravvivere soprattutto, per portare il pane a casa. Questo, diciamo, è quello che appunto cercate di fare. E può, ci sono ancora pochi minuti, può lanciare un appello ai signori della politica che proprio in questo momento le dice si trova in tribunale per presentare No, le i liste, signori ecco. della politica che sono in tribunale, dopo che finiscono di registrare le loro candidature, che come tema politico diano tutta una formula di risoluzione e ci aiutano a fronteggiare immediatamente questo gravoso problema, questa vera e propria emergenza energetica, perché si parla di emergenza e quando si parla di emergenza tutti devono mettere il dito nell'acqua calda se si deve fare politica con la P maiuscola. Con la P maiuscola e per capire veramente come funziona l'economia reale. Noi oggi siamo sul fronte, siamo indignati. La parola indignata prima veniva utilizzata forse da qualcuno che ha speculato la politica, invece la stiamo facendo noi come organizzazione sindacale e nello stesso tempo come imprenditori. Ripeto, insieme alla politica per i futuri deputati, i futuri dirigenti politici, e questa è la prima problematica che subito si deve risolvere. E ripeto, la risoluzione è quella di tagliare drasticamente il costo dell'energia. E qua la soluzione la si deve trovare. Chiudiamo con Donella Ribaldo. Facciamo capire cosa significa ricevere una bolletta da 21.000 euro. Vuol dire che se come me si ha l'addebito in banca, tra parentesi avevo un addebito con un limite più basso, che a giugno ho ampliato per via di questa bolletta più grande. E quando sono andata in banca ho detto, oh, quanto la vuole ampliare? Guardi, non lo so. Faccia 25. Ma se sei 25, 25, ma sei certa? Guarda, di questi tempi faccio 25, tanto se arriva la devo pagare. È arrivata, ad un certo punto sono entrata sul mio conto in banca perché dovevo pagare vari fornitori e ho visto proprio, ancora prima di vedere la fattura, ho visto che erano venuti E giù come 22.000 euro. Eh no, guarda, è una botta grande perché dopo 2 anni davvero di pandemia, quando cominci a respirare, ma realmente a respirare, perché proprio ti è mancato il respiro nel dover far fronte a mille impegni economici, ma anche dei rapporti con il personale che lavora con te da 10 anni e di cui senti la responsabilità, e ti trovi di fronte a una botta del genere, cominci a pensare già ai mesi successivi, cioè non pensi a quella bolletta, già pensi ai mesi successivi e come poter far E quindi fronte, finisce il respiro, e diciamo. finisce il respiro. E allora io Io volevo ringrazio dare un no, davvero, i tempi diciamo no, no, abbiamo già sforato. soltanto un dato solo. Sì. Sono a rischio 6.500 imprese e oltre 19.000 posti di lavoro per il caro energia. Questo è il dato che voglio dare. Che non è assolutamente bello. Ringrazio davvero i nostri ospiti, Gianluca Manenti, presidente di Confcommercio Sicilia. Io spero di averla ospite in altre puntate, anche
E se ne avesse bisogno, se non sento né sono sordi, ribadiamo questi concetti. E Doriana Ribaudo, per il tuo, in Grazie. bocca al lupo davvero per tutto. Allora, io ringrazio davvero gli ospiti e vi do appuntamento alla prossima puntata di Talk Sicilia.